Eder. Mech. Pallister. Genova. Omicidio di Mahmoud, spunta un testimone chiave. Si tratta di un egiziano, ex datore di lavoro del giovane barbaramente ucciso a Sestri Ponente. La sua testimonianza potrebbe rivelarsi di fondamentale importanza nelle indagini, per la contestazione della premeditazione di questo aberrante omicidio. L'uomo è titolare di una barberia nel centro storico, nonostante ora si trovi in Egitto in vacanza, ha contattato gli inquirenti dicendo di aver sentito Mahmoud poco tempo prima della sua morte. Il ragazzo gli avrebbe confidato di problemi che gli stavano procurando il 27enne Abdelwahab Kamel detto Tito e il 26enne Abdelghani Ali detto Bob, i due uomini accusati dell'omicidio. Mahmoud si sentiva minacciato e voleva cambiare posto di lavoro. Si attende che il testimone rientri dalle vacanze, dopo Ferragosto, per chiarire meglio se Mahmoud gli avesse chiesto di tornare nel suo negozio, dove era stato alle dipendenze fino all'estate del 2022. Dall'Egitto si aspetta anche il rientro del fratello di Bob, Mohamed Ali detto Ali, il titolare del barbershop Ali di via Merano a Sestri Ponente, l'ultimo negozio dove ha lavorato la vittima, per consegnare alla procura il video della presunta confessione di Tito, filmato che però parrebbe manipolato. Ali, tornato in Egitto il 26 giugno, dopo che la Guardia di Finanza aveva compiuto un'ispezione nel suo salone, durante la quale Mahmoud aveva denunciato irregolarità, promette di portare prove in grado di scagionare il fratello Bob. Nonostante ciò, i carabinieri continuano ad indagare su Ali, proprietario del negozio di via Merano, per capire se abbia avuto un ruolo nell'omicidio. Perché dai tabulati dell'utenza della vittima è emerso che la mattina del 23 luglio, quando è stato ucciso, Mahmoud aveva ricevuto due telefonate da Ali. Proprio nella seconda telefonata, Ali, il titolare, gli aveva detto che poteva recarsi nella casa di via Vado a Sestri a prendere tutte le spettanze che gli dovevano. Invece in quell'appartamento il 19enne ha trovato la morte. Attirato in una trappola? Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!